Ciao, benvenuto in questo nuovo video, io sono Carlo. Questo che hai appena sentito è l'esercizio 54 tratto dal mio metodo Easy Slap. Oggi andiamo a vederlo insieme grazie a Luigi Savino che mi ha scritto. A me di solito piace quando mando i metodi cercare di farmi dare un feedback, chiedo sempre di mandarmi delle mail o comunque scrivermi per chiarire se ci sono alcuni dubbi, alcune cose che potrei migliorare. Una di queste è proprio sull'esercizio 54 e Luigi ha avuto un dubbio sulla diteggiatura del pollice slap e mi ha gentilmente scritto, e con questo video voglio ringraziarlo e voglio rispondergli. Allora, questa che hai sentito è stata definita, infatti io nel mio metodo ho fatto anche un capitoletto proprio per questo, Secret Triplet, perché è una terzina di sedicesimi fatta con questa tecnica slap, tutto con ghost note che cadono però sulla nota reale. Quindi la prima cosa che devi chiarire è la nota reale, quindi qua abbiamo si bemolle, poi mi bemolle e poi fa, deve cadere in battere, quindi io partirò sul levare del 4, 3 e 4 e cado sull'1 sulla nota reale. Questa secret triplet appunto è in levare per cadere lì sopra sul battere. Da cosa è formata? Io utilizzo 3 corde, ma poi anche 2, per fare questo movimento. Inizialmente sulla corda di La, thumb, poi ricaricando il pollice vado a fare Plac 1, quindi P, e P2 sul Sol, quindi prima su corda La, thumb, su corda Re, Plac 1, su corda Sol, Plac 2. Deve essere una cosa unica, cioè quando io scendo e salgo mi tiro dietro le due corde e devo inglobarlo in un unico movimento, perché altrimenti non sarà mai veloce. Dopo che ho fatto questi 3 movimenti vado a cadere col pollice che aveva ricaricato avendo fatto i due strappati con il pollice sulla nota reale. E qua viene il dubbio di Luigi: quando vado a fare come nota reale mi bemolle e il fa, il pollice deve ancora colpire in tumb, deve stare sulla corda di re o può stare sulla corda di la? Il dubbio è venuto perché nella partitura io per non riempire troppo ho scritto la diteggiatura iniziale e poi ho dato per scontato che il resto fosse stato uguale, solo che qua in effetti si cambia corda, quindi poteva venire il dubbio se colpirla ancora così o come. La risposta è: quando vado a spostarmi sulla corda di re, quindi mi bemolle e fa note reali, posso chiudere il movimento anziché a 3 corde a 2, quindi comunque rimane sempre thumb, plac 1, plac 2, solo che posso chiuderlo su 2 corde. Chiaramente essendo ghost note funziona anche se invece avessi fatto la ghost sulla corda di la, quindi io mantengo queste 3 corde per le ghost. Quando sono su si bemolle cado sulla corda di la, quando sono su bemolle qua cado sulla corda di re, oppure lo chiudo di più e vado a farlo qua sopra. Però direi che è abbastanza uguale. Io ti ho consigliato di cambiare per, come studio, lavorare su 2 corde con questi 3 suoni, che è più difficile. Però in effetti anche l'altra diteggiatura in cui vado a fare le ghost su 3 corde è comodissima e più comoda, e quindi molto probabilmente ti porterebbe anche a suonarla più pulita e più veloce di conseguenza. Quindi puoi farla in tutti e 2 i modi. Grazie per aver visto questo video, vai a dare un'occhiata al mio metodo, si trovano tanti altri video, poi a prezzi veramente popolari, quindi se ti va di migliorare con lo slap vai a guardare il mio materiale, e noi ci vediamo poi al prossimo video. Grazie, a presto Carlo.